intorno agli anni 70-80 è cominciata una forte collaborazione col mondo industriale, ad esempio con l'Enel che ai tempi aveva dei grossi centri di ricerca nel campo delle centrali termoelettriche e della distribuzione di energia. In Bovisa abbiamo avuto la fortuna di avere dei laboratori importanti, sia nel campo delle tecnologie, sia nel campo della meccanica applicata, sia nel campo della costruzione di macchine e del disegno. E questo ha incentivato sicuramente i rapporti col mondo industriale e anche con la comunità europea, con la quale abbiamo avuto dei grossi contratti negli anni successivi. Abbiamo partecipato alla progettazione del ponte sullo Stretto. Le ricerche che abbiamo fatto per il ponte ci ha permesso di sviluppare molto il settore ferroviario. Abbiamo sviluppato un nuovo treno che correrà sull'alta velocità nei prossimi anni a 360 km all'ora. Un settore che abbiamo sviluppato è anche quello automobilistico. Abbiamo delle forti collaborazioni, ad esempio, con Pirelli, con Ferrari. Poi abbiamo la Galleria del Vento. Allora, questa galleria è nata nel 2001. La galleria rappresenta nel suo settore, che vuol dire riprodurre il vento reale, ossia il vento che investe le strutture, quindi quello che si chiamano gallerie del vento a bassa velocità o gallerie del vento per riprodurre la turbolenza atmosferica, è la più grande d'Europa. Tant'è vero che da noi vengono, ad esempio, qui da noi per provare modelli aerelastici completi di ponti da tutto il mondo.